Matti Costruzioni. Dal 1958 immobili di pregio in Oltrepò a Pavese e nella Riviera Ligure. Come le nuove ed eleganti palazzine con finiture prestigiose e personalizzabili. Le ville singole e bifamiliari con impianto termico all'avanguardia. La prestigiosa Villa Manila, a pochi metri dal mare di Varazze. Costruzioni in zone centrali e residenziali di pregio, ampio capitolato, massima efficienza energetica ed assistenza del cliente a 360 gradi. Contattaci, ti aspettiamo a Voghera, in via Meucci 5. Profonda commozione ha accompagnato la cerimonia organizzata dal Comune di Voghera per ricordare Gianna Muset e Angelo D'Agostino, i coniugi vogheresi che nel luglio 2016 rimasero vittime dell'attentato terroristico avvenuto sulla Promenade di Nizza. Dopo la messa officiata dal vescovo Monsignor Vittorio Viola presso la chiesa dei Padri Barnabiti, è stata scoperta la targa sistemata nell'area davanti alla parrocchia di Via Garibaldi. Seduti in prima fila durante la liturgia i figli Eliano e Massimiliano D'Agostino, le nuore Roberta Capelli e Alessia Agosti con i nipoti Samuele e Francesca. Alla cerimonia hanno preso parte anche il console generale della Repubblica di Francia in Milano, Olivier Brochet, il presidente del Consiglio Comunale Nicola Fronti, l'assessore Giuseppe Carbone, il vice sindaco di Lungavilla Chiara Simona Proce, il segretario del PD Alessandra Bazzardi e alcuni consiglieri comunali. La situazione è che comunque la vicinanza delle persone e dell'organizzazione del Comune di Voghera, che comunque è stato vicino in questo anno, e con la dimostrazione che appunto oggi c'è stato questo, è stata depositata questa targa per i miei genitori, e comunque è stata una giornata molto toccante, perché vedere comunque i nomi su una targa fa sempre un certo effetto. Sono venute da me le nuore e insieme, veramente in maniera partecipata assolutamente, abbiamo condiviso questo percorso, ossia di trovare un'area verde, un'area aperta, uno spazio aperto della città da dedicare ai coniugi. Siccome abitavano in via Garibaldi, ci siamo concentrate sulla zona intorno a via Garibaldi, abbiamo trovato che di fronte alla chiesa, questa targa di fronte alla chiesa, ho pensato fosse veramente, che guardasse proprio la chiesa in via Garibaldi fosse il luogo migliore. È stato fatto con grande partecipazione, grandissima partecipazione, voglia di far sì che la città sia una città unita e si senta unita, e noi siamo i primi che dobbiamo dare l'esempio.